io sono pronto da mezz'ora, non aspetto che voi. Parti col sonoro, dopo col visivo. Va bene. Ecco, allora come nelle prove? Oramai le pause le conosci? Partito! Il cinema, a una delle sue svolte più caratteristiche, prese dalla vita elementi veri per rappresentare delle finzioni. Avemmo così sullo schermo operai, pescatori, professori, eccetera, che seppero rendere a volte con notevole verità e autorità i loro personaggi. Rappresentarono cioè se stessi. La Fortunia Film ha voluto invertire i termini e ha dato a registi e ad attori professionisti un autore che ha scritto dalla vita e per la vita, soprattutto forse per l'insegnamento che da essa può venire. Questa è la vita. È un film con le sue luci, le sue ombre, i suoi insegnamenti, tratto da quattro novelle di Luigi Pirandello. La Giara ci dice che il buon senso è da preferire alla litigiosità. Il ventaglino è un inno alla vita e è fatta anche di adorabili, inutili, fatue cose. La patente ci conferma che la superstizione, quando è portata agli eccessi, è una vera peste. Ho detto quando è portata agli eccessi. Marsina Stretta. Beh, la vedrete. E le conclusioni ognuno le trarrà da solo, convincendosi che questa è la vita. Piove, su, presto! Beh, non siete contento? Sono tre mesi che non piove! I panni, raccogli i panni! Sta per venire il temporale! Il raccolto! E chi lo sente il padrone? Se piove, ci puoi giurare che se la piglia con me! E chi è che canta? State zitti e fate presto! Non vedete che viene a piovere? Che ti piglia, compare te! Ma dai, se Don Lolo si affaccia alla finestra e vi sente cantare arrabbiato com'è, accidenti! Cantare si può! Quello del concime! State zitti! Ci mancavi tu, ci mancavi. E che vuoi a quest'ora con questo tempo? Scarica. È da stamattina che ti aspetta il padrone. Il concime lo voleva a buon'ora. Non vedi che sta per venire il temporale? Frisuzza! Frisuzza! E facciamo l'amore, facciamo. Bollalò! Bollalò! Le volevo dire che sono arrivati gli asini con il concime! A quest'ora! Con questo tempo, scendo subito! Vieni a prendere la valigia dell'avvocato! Bollalò! Permette una parola! Che c'è? Io non vivo più a vederla esposta, la levi! No, cento volte no! Deve stare lì! Con questo vento non arriva il temporale! Sanguati, ma che volete? Farmi uscire pazzo? Bollalò! La giara! È permesso, signor avvocato. Oh, bravo, sei tu. Prendi la valigia e portala nella carrozza. È pronta, eh? Sì, è pronta. Ma vossignoria vuol davvero partire con questo brutto tempo? Sta venendo a piovere. Me ne vado anche se viene giù il diluvio universale. Ho la testa che mi scoppia. Via, via, via. Il medico mi aveva prescritto un poco di aria di campagna. Io faccio la sciocchezza di accettare l'invito del tuo padrone. Sono tre giorni che sto quassù e da tre giorni non fa che parlarmi di questa giara. Oh, lo so, non darei qui a nessuno. Ma si può sapere almeno cos'ha questa giara? È grande, alta petto d'uomo.
truffare una badessa. Ah, sì? E beh, lui dice che è stato truffato. Sì, che è piccola. Che la voleva più grande. Più grande? È impossibile. Non ce la faccio più col tuo padrone. Me ne vado. Lo senti, lo senti. Ah, no, basta. Su, su, andiamo. Andiamo. Signor avvocato! Sta scendendo! Viene subito! Io gatte nel sacco non ne ho mai comprate. Voglio che i mucchi sul Maggese me li faccia come e dove dico io. E adesso comincia a piovere, non si può. Io scarico dove viene, viene e me ne vado. Tony! Lasciami. Provati! Tony! Lo sai che cos'è questo? Il libretto della messa. Questo è il codice civile, Tony, parla Tony. Chiaro e ti faccio causa, hai capito? Lei faccia quello che vuole. Mi ha ordinato di portare su 5 carichi di concime e le ho portate. Ecco la legge! Sentiamo l'avvocato. E stai ferma. Signor avvocato, giudichi lei. Questo ignorante se ne viene con 5 asini a portarmi un carico di concime. Fra poco qui viene il temporale e mi ha minacciato. Non è vero, signor avvocato. Io non ho minacciato nessuno. Lascialo stare, l'avvocato. Prima qui non per me, voluto. Non per te. È un ignorante, non mi lascia parlare. Fra poco viene a piovere e mi ha minacciato di buttare il concime a mucchi. E se non piove? Come se non piove? Su, su, no, 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 venite con me. Avete torto, avete torto. E ora che succede? Perché ho torto? Perché lui il concime ve lo consegna nel giorno e nel luogo stabilito. Ma signor avvocato, tra poco qui viene giù il temporale. Ma non poteva sapere. Su, su, state di buon animo. No, 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 signor avvocato. Ma come lei mi abbandona in un momento e con la giara che cosa facciamo? Beh. Ci pensi bene prima di andare via. E questi temporali sono pericolosi. Mm-hmm. Ma non può partire domani mattina. No, impossibile, Don Lolo. Devo andarmene. Su, su, frusta, frusta. Arrivederci, Don Lolo, arrivederci. La giara! Quante volte te lo devo dire? Mettilo dentro, con questo tempo Dio ce ne scappi e liberi. Gira da largo, non vi avvicinate! Che c'è? Che è stato? Non vi avvicinate, andate a prendere un lieve, ma non vi accostate! E se avete paura che ve la rubino la giara? Io non so niente, andate! Andate, via! Filippo! Arena! Venite, presto! Veniamo! Questo è un capitale, la vedete? Sì. 4 onze la pagò il padrone. Bisogna prenderlo in braccio e portarla dentro. Certo. Tu vieni con me e tu rimani di guardia. Sì. Nessuno si avvicina, capito? No. E facciamo posto là, in cantina. Vabbè. E piove, piove, piove. La gatta balla proprio con le calze di sera. Per l'amore di Santissima. Guarda me, guarda me. La giara! Che c'è? La giara si è rotta! Che dici? No, non è colpa mia, lo giuro, sono la croce! Madonna santa! Come si fa? Oh, Vergine santa! Oh, Dio, Vergine santa! Sei stato tu? No, ve lo giuro, si è spaccata, guardatevi dietro! Castigo di Dio! Ah, io non c'entro, Non c'è, io lascio tutto e scappo! Mi tremano le gambe! E chi glielo va a dire a Don Lolo che la giara si è rotta? Io non ci vado di certo! Ci vai tu o tu? Ci vado io! Tu? Sì, ci vado io, se sapesse che piacere è per me. Ma quella è una furia! Che mi fa? Mi mangia! Allegri, su, ora si ride! No, no, no! Cattive notizie, no, no, no! Ma che è scema questa? E spingiti che non abbiamo tempo! Sputa quello che hai da dire! No, no, no! La giara nuova. Beh? Si è rotta. E chi è stato? Nessuno è stato, si è rotta da sola. Nessuno è stato? Davvero? Nessuno? E tu ci godi a dirmelo. Te lo leggo negli occhi che ci godi. Ma per quanto è vero, Dio, questa volta... Don Lolo, se vi attardate a toccarla tanto così... Tutti capito? D'accordo, Tutti contro di me, ma in galera vi mando. In galera! Il codice parla chiaro! In galera! Ma insomma, si può sapere come stanno? Quei poveretti morivano di paura, allora sono venuta io. Ah, perché sapevi che c'ero io, È per questo, vero? Ombrellaio! Uavi piante rotte! Facile rotte, comodo! Settima, ma carità, venite con me! È successa una disgrazia! La giara nuova di Don Lolo Ziraffa si è rotta, spaccata netta! Solo voi la potete acconciare! Don Lolo Ziraffa, hai detto! Non mi piace!
litiga con tutti, io lo so. Oh, Zibima, non ci abbandonate, quello è una furia. La prendo con tutte le altre, poveracci. Che vi costa venire? Con vostro mastice ci mettete a posto la giarra e noi respiriamo tranquilli. Voi solo ci potete salvare. Andiamo. Grazie, 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 Zibima. Tante volte, sapete com'è, nel cuocerla in fornace, qualche favilla vi rimane presa dentro. E scoppia, pan, come se gli tirassero una fucilata. Quattro onze l'ho pagato a mal causa, gli voglio fare a quel fornaciaio maledetto, in pretura, in appello, in cassazione, gli voglio mangiare tutto. E quando mi verranno a dire il fornaciaio non ha nemmeno più un no. Che vuoi? E qua è? Chi c'è ora? Zibima. E che vuole? Badi che di poche parole è un po' bisbetico. E non usate neanche salutare quando vi presentate davanti a qualcuno? Salutate, è il padrone. Ha bisogno della mia opera o del mio saluto? Della mia opera, credo. Mi dica quello che ho da fare e lo farò. Se le parole vi costano care, perché non le risparmiate? Non lo vedete qua che cosa avete da fare? Sì, ma sentite, sanate questa bella giara col vostro mastice. Non lo fa vedere a nessuno il suo mastice. Che? Ostia consacrata? Oh, voglio sapere se la mia giara accomodata verrà bene. Così? Subito? Io credo quando vedo. Mi dia tempo. Vediamo cosa fa. Insomma! Sarà il mastice. Io mi sento venire una cosa qua. Gli occhiali! Pare una cabeza. Credevamo fosse il mastice. Già, sta che credevamo che fosse. Guardalo, non ha premura lui. Beh? Berrabbe! Oh, finalmente, il tribunale ha emesso la sentenza. Ma vi avverto che del vostro mastice non mi fido. Ci voglio anche i punti. Oh, dico, che fate? Me ne vado. Massare porco, così trattate? Scannato miserabile pezzo d'asino, c'ho da mettere l'olio qua dentro e l'olio trasuda. Un miglio di spaccature col mastice solo, ci voglio anche i punti. Tutte così. Come così? Ignoranti. Sì, I punti. Senti, i denti della vecchia che digrignano e dicono sono rotta e accomodata. Io ascolta a me, se questa giarra non torna a suonare come una campana col solo mastice... È inutile che ci fate la predica! Se tutti vi comandano i punti, e segno che a giudizio di tutti, i punti ci vogliono! Che giudizio? Ignoranza! Ignoranza? Stardo! La giara è questa. Se vi conviene, bene. Altrimenti potete anche andarvene perché qui nessuno vi trattiene. Va bene. Facciamo presto, che a momenti viene il temporale. 3 mesi che non piove, 3 mesi! È giusto oggi che devo cogliere l'ulivo. Ma mi dia qualcuno che mi aiuta a reggere il lembo spaccato. La giarra è grossa. Tu, vieni qua. Avanti, aiutalo. E voi che fate? Al lavoro! Al lavoro, a scaricare nel magazzino. Su, presto! È vero che l'ebbe in sogno la ricetta del suo mastice? Sì, in sogno. E chi le apparve in sogno? Mio padre. Ah, fu suo padre a dirle come doveva fabbricarlo. Mamma Luco, lo sai chi è mio padre? No, e chi è suo padre? Il diavolo che ti mangia. Vergine Santissima, madre di Dio. Ecco fatto, regge qua. Ora aiutami ad entrare qui dentro. Ah, da dentro? E per forza. Se devo fermare i punti, bisogna che li fermi di dentro. Aiutami ora a prendere qua. Benissimo. Adagio! Piano, benissimo. Benissimo. A combaciare. Benissimo. Ah! Tira ora.
Hai visto? Non si stacca più. Vai a dirla a tuo padrone. Dammi le tinaglie. Ma scusa, il suo Dima. Che c'è? È sicuro che potrà uscire da lì dentro? Pezzo d'asono, se sono uscito sempre da tutte le zarre. Ma questa non so, mi pare un po' stretta di bocca. Ci provi. Stupidaggine, ecco come si fa. Il braccio, tiri fuori il braccio. Ma insomma, ma santo diavolo, che non posso più uscire. Fate piano, per carità, fate piano. È tanto grossa di pancia e tanto stretta di bocca. Lo dicevo io, lo dicevo. Vediamo se piegandola... No, 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 è peggio. L'intoppo è nella spalla. Si capisce, lei abbonda da quella parte. E ti vorresti dire che sono gobbo? No, no, è che tu c'è. Tu stesso hai detto prima che difetta di bocca la giarra. Come si fa ora? Lo so io come si fa. Prendi il martello da quella cassetta e rompi la giarra. Martello? Sì. Oh, signoria, è fatto. No, basta. No, è fatto tutto. Per davvero. Che ti no. Rompo io la giarra, voglio uscire. Io. Oh, 4 onze, forza. Tornalo! Tornalo! Aiuto! Dico di Dio! Dottima, di Dio! Sto pregando la buonanima di mia nonna per voi! No, impiccati! No. Fammi uccidere di qua! Prendi il martello e rompe la giacca! È ora che è suonata! E che vorrebbe tenermi qua dentro? Bisogna vedere quello che c'è da fare! Rompe la giara! No, la giara non si rompe! Non si rompe! Non si tocca la giara! Questo non è un caso nuovo, non capitato a nessuno. O la rompe lei o a costo di rompermi la testa, la faccio rotolare quando... Presto, sella il cavallo, sella il cavallo, vado a raggiungere l'avvocato. Questo è un caso nuovo, ci vuole l'avvocato. Oh, intanto comincio col fare il mio dovere. Ecco qua, ecco qua. Queste sono 10 lire per il suo lavoro. Siete tutti testimoni. Io non voglio niente. Voglio uscire, altrimenti rompo terra. Legatelo! Prendete le funghie e legatelo subito. No! Uscirete, se lo dirà la cosa. Aiuto! Povero Dima! Ecco, il cavallo è pronto. La cassa, te la scordi sempre. Come faccio a montare? Ecco la legatelo cassa. Forte! Legatelo forte, perché se la giara si rompe vi mando tutti in tribunale. Ma dove vuole andare, vossignoria? Chissà dove è arrivato l'avvocato a quest'ora. E vai al diavolo pure tu. E guarda che se la giara si rompe me la prendo anche con te. No, 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 sta venendo a piovere. Ma guarda come si... E ora che succede? Oh, ma ma la gente, quasi mi ripagate. Si calmi, che piove. A te non ti posso sopportare. Io l'ho detto, non voglio avere da fare col vostro padrone. E se mi trovo qui è per voi altri. Si calmi, fra poco saranno qua. Oh, eccoli. C'è il padrone e l'avvocato. Avvocato, avvocato, io voglio uscire. Mi stai bagnando tutto. Lo sente? Lo sente, signor avvocato? Lei ride, ride perché non le brucia. Ecco perché. Ma che cosa pretende di tenerlo chiuso là dentro? Ma non lo sa che questo è un reale atto? Già, è sequestro di persona. E chi l'ha sequestrato? Si è sequestrato da solo, si è sequestrato. Ehi, vieni qua. Tu, via. Esci, esci. Vacca qua, no, no. Via, via, la terra è mia! È mia la terra! È mio l'uliveto! È tutto mio! Esci di qua! Chi provi lei a farlo uscire? Permettete che parli io? Sì, parli, parli! Oh. I casi sono due. Da una parte lei, Don Lolo, deve liberare quest'uomo. E dall'altra, voi dovete rispondere del danno che avete cagionato cacciandovi dentro la giara senza badare che non potevate più uscirne. E con questo che vuole concludere, signor avvocato? Se la vivi col fornaciaio che ha costruito la giarra stretta di bocca. E la coppa che avete ve l'ha costruita il fornaciaio? Per posta in regola, con questa coppa sono entrato e uscito da tutte le giarre, come di porta di casa mia. Sono 30 anni che faccio questo mestiere. Avvocato, voglio uscire, va! L'obbligo vostro era di prendere la misura prima di entrare. Dunque, mi deve ripagare la giara. Ripagarvela, piano. Ripagarvela come nuova? Ma se era rotta. Ma l'ha accomodata. E dunque è sana. Se la rompo per far uscire Zidima, non potrò più farla accomodare. E io devo perdere la giara. E allora Zidima dovrà rispondere per la sua parte. Parte! Che parte? Via questo ombrello, non piove più. Andiamo a vedere come finisce. È uscito il sole. Aspettate un momento. Lasciami passare. Sì, sì. Venga, avvocato, perché se non c'è lei qui... Sentite, il vostro mastice o serve a qualche cosa o non serve a niente. D'accordo? Nel secondo caso siete un imbroglione. Nel primo, la giara così com'è deve avere il suo valore. Com'è qui dentro? Ma no, senza scherzare. Così com'è. Così com'è forata come un colabrodo, che vuole che valga. Sì o no, un terzo. Fu pagata 4 onze. 1 onza e 33. Meno sì, più no. Valga la vostra parola. Prendete 1 onza e 33 e datela a Don Lolo. Chi? Io? 1 onza e 33 a lui? Sì, signor avvocato,
Io ci faccio i vermi qua dentro. Questa è bella. Avete detto voi. Gira la carrozza che ce ne andiamo. Signor avvocato. Signor avvocato, cosa si fa? Ma se vuoi rimanere là dentro spontaneamente, Don Lolo. Non mi abbandoni, Vossignoria, in questo momento. Non mi abbandoni. Avvocato! Senta! Avvocato! I vermi ci faccio qua dentro! Siete tutti testimoni! Adesso è lui che non vuole uscire per non pagare quello che l'avvocato ha stabilito! Lei sbaglia! Non ci sto per mio piacere qua dentro! Mi faccia uscire! E me ne andrò ballando. Signor avvocato, non potrei citarlo per alloggio abusivo. E come no? Mandateli l'usciere con lo sfratto. Ecco 10 lire. Corre a comprare vino e pesce fritto. E peperone salato. Faremo un festino. Abbia un po' di pazienza. Ancora un consiglio, avvocato. Ancora un consiglio. Lo lasci star lì tutta la notte. E vedrà che domattina sarà lui stesso a chiederle di uscire. Lei crede, avvocato? Dia bene, Don Lolo! Dia bene! Un consiglio, non si arrabbi, Don Lolo! Ossia, Boccone, vossignoria. Non me di neri pungia peggia mia, per il mio voglio bene tu lo sai. Lolo, ballano, c'è Trisuzza, il mulattiere, che bella coppia. Basta, faccio una pazzia, ma che vuole fare, dove va? Via! Ma dove credete di stare, la taverna? Questa è casa mia! È terra mia! Questa è casa mia! Via! Basta! Via! Andatevene via! E tu, per l'ultima volta, vuoi uscire di qua dentro, sì o no? Rompe la giarra e me ne andrò! Ah, sì? E allora vai al diavolo! Madonna, capite, ma... L'avete ammazzato! Si viva! È morto! Si viva! È vivo, è vivo! Avete visto come ci si perde ad essere permalosi e causidici? Buon senso nella vita insegna la vita. Vicino a te con un soffrire,
io senza te, lontana te, posso morire. Voglio canta con te una vita sana. Voglio campa con te, sempre abbracciato. Grazie, signore. Tu vas a me, io vas a te, sempre così. E sai perché, o vuoi sapere, sta buono. Ne, signor, con la buona grazia. Glielo dai in sorda sta povera creatura. Va, va. Tiramo a campà, Dio provvede. Insomma. Che modi indegni. Quanto tempo c'è? Un anno e mezzo. Marito vero? Siamo sposati con la chiesa. Ah, con la chiesa. E che è? Non è marito? No, fia, non serve. Come non serve? Ma no, ce lo sai pure tu, ci vuole il matrimonio in municipio. Ce lo so, sì. Figuratevi se non ce lo so. Per questo mi sono dovuta adattare a venire a Roma. L'uomo è cacciatore, se sa. Prima fa i comitacci sui, poi te fanno fa un figlio e tanti saluti. Ma pure tu, fia bella, ci potevi pensare, se potevi far da un po' dei sordi. Invece scommetto che è morto di fame, vero? Lui dice che i sordi io ce l'ho nel petto. Ma come se può, corpupo, che c'ha più di un anno e mezzo? Io non ci volevo venire a Roma a fare la bagna. Ma lui... Lui magari voleva squagliarsela da retta. Chissà. Adesso dove stai di casa? Da un senzale, dalle parti della stazione. Ma io non ci avevo da pagare niente di niente. La sua moglie, la signora Adele, prima sta buona. Poi comincia a domandarmi se per combinazione io non ci avessi da pagare il letto e la minestra che mi dava. Basta, siccome io non c'avevo da pagare niente di niente, questa un bel giorno mi dice si me va de fa la gentile con signore amico suo. Capisci? A me. E come no? Beh, ci credi? Dalla rabbia mi è andata dietro il latte. Non me ne è rimasto nemmeno per lui, povero cocco. E poi che è successo? È successo che la signora Adele si è voluta prendere tutto. La collana dei coralli, il fagotto, tutto, tutto. E da stamattina so per la strada. L'hai fatto? Te lo piagni? Io l'ho fatto. Beh, l'ho fatto. E Dio mi ha castigato. Ma patisce pure lui, povero innocente. E che ha fatto lui? Ma Dio non fa le cose giuste. E se non le fa lui, figurate noi. Tiriamo a campà. Mondo, mondo. È in gran pena, sto mondo. Chi è? Lo vuoi? Sì, Dio te lo ripaghi. Mo magno, se credi che sto digiuno da stamattina? Guarda, papà Nino, buono sa, una sciccheria. Papà, papà. Andiamo a vedere i soldati! Guardali i soldatini quanto sono belli!
Oh, che bel cinese! Ti piacciono i militari, eh? Quando sarai grande, ne faremo un bel caporale. Come corri tu? Hai voglia di crescere, farò figlio. Che bella ragazzona! Che spruca è! Guardala quanti bambini. Vai a giocare un poco con loro. Su? Non vuoi? Né, signor. Con la buona grazia. Se tante volte le servisse una donna per far bucato o a mezzo servizio. No, grazie. No? Beh. Oh, che noioso sei. Ma è possibile che tu debba star sempre attaccato alle mie sottane? Vuoi vedere il pupetto? Vieni, vai, vai. No! No! No, coro pupo! Gli hai levato il pane? Piano, lo vedi? C'ho fame! Dai, almeno un pezzetto! No! Signora! Signora! Beh, mo te lo levo io un pezzetto. Mammina! Mammina! Mimmi! Oh. Mimmi, caro, che succede, Mimmi? Ma niente, con la buona grazia, signor. Il ragazzino suo si è preso quel tocchetto di pane dalle dita del pupo mio. Oh. E mo questo piagna che lo rivuole. Adesso che gli do per farlo sta buono? Mimmi, caro, ma che te ne fai di un pezzetto di pane? Non vedi che porcheria? È duro. Chissà di quand'è. Mimì, obbedisce alla mamma. No, è mio. Lo vuoi davvero? E te lo mangi, Mimì? Non mangia niente, sapete? Niente, sono disperata. Magari lo volesse davvero, ma sarà un capriccio. Lasciateglielo, per favore. Beh, sì, volentieri. Tiello, cocco. Magnalo tu. Grazie tante, siete gentili. Ah, Mimì, cosa hai fatto? Ma sei pazzo, hai buttato il pane, perché? Hai pescetti, Mimì? E sta buona creatura mia che è digiuna. Non c'ho latte, non c'ho casa, non c'ho niente. E davvero, sapete, signor? Niente. Ecco, tenete. Grazie. Vieni, Mimì. Dio te lo ripaghi. Aspetta! Cocco mio! E ci compro la bobona, sa? Ci avevamo fatto due bagliocchi col pane di quella donna. Sì, cocco mio! Siamo ricchi! Su, su, buono! Non ci avevamo nemmeno un letto, lo sa. E stanotte? E domani? Tornare a cori da babbo? E come? Quello mica ci vuole. Dalla moglie del senzale, no. Meglio morti di fame, meglio. Nino, al fiume tutti e due, così. Thank you.
su, su. Boh. Callo, eh? Che callo. Se muore. Che bel fresco mi sto a fare. Quanto li fai? Due baiocchi. Vattene, va. De che so? De carta? E de che li vuoi? De seta? Perché no? C'ho questi due baiocchi soli. Benzardo, me lo dai? Due baiocchi, manco per farlo. No, già tene. Moro de callo, dammelo. Er pupo dorme, tiramo a campà. Dio provvede. Perché devo uscire? Non ti capisco. Come non mi capisci? Cambio d'abito, è chiaro. E vuoi proprio metterti questa cravatta nera? E beh? Siamo ancora tutti vivi. Per miracolo! Per miracolo! Cos'hai mangiato tu ieri sera? E le tue sorelle cosa hanno mangiato? E tua madre? E non importa quello che abbiamo mangiato ieri sera. Oggi è arrivato il denaro di Corradino. Ah sì? E ti pare che si può andare sempre avanti così? Tuo fratello... Questo pane se lo togli dalla bocca. Anche lui deve pensare alla sua famiglia, ai suoi bambini. Non può stare sempre a preoccuparsi per noi. Prendimi la giacca. Non quella, non quella, quella nera. Fila! Ecco gli occhiali, papà. Non questi, quelli neri, quelli affumicati. Papà, il sole non c'è? O sole o luna, sono affari che non ti riguardano. Non discutere, ubbidisci, sono un genitore. Marci! Ecco il cappello nero, papà. Ma perché ti vuoi vestire a lutto? Chi è morto? Io. Vostro padre. Non lo sapete? Lo hanno ammazzato. Lo hanno assassinato. Un povero lavoratore che lavorava onestamente. Cacciato via, messo in mezzo a una strada, con tre figli da mantenere e una moglie paralitica. Ma ha chiesto la giacca nera. Si vuol vestire come se dovesse andare ad un funerale. Oddio mio, con la mala fama che già... Ma figurati cosa succederà nella strada quando lo vedranno vestito a quel modo. Rosario! Cosa vuoi? Lasciami vestire che devo uscire. Oh, ti prego, ritira la querela. No! Ma che cosa ci guadagni, papà? Lo so io. Lasciatemi fare. Vi piace vivere così? Con la guerra infame che ci fanno? Non questo, quello col pomo bello. Vai. Ma tu vedi nemici dappertutto, papà. C'è anche la gente buona a questo mondo. Ah, sì? E chi sarebbe la gente buona? Il tuo fidanzato? Il professore? L'uomo colto? L'uomo superiore? Colui che non crede alla superstizione? E ti ha piantato. Non andavamo d'accordo. L'ho lasciato io. Sì. E allora perché gli hai scritto quella lettera che spezzava il cuore? Io l'ho letta, sai. T'ha lasciato per me. Perché io sono un oiettatore. Un appestato. Che tutti devono sfuggire. E se si fa questo processo, non è peggio? Ti metti contro l'assessore Fazio e il figlio del sindaco, e poi perché? Come perché? Stringevano corni rossi lunghi così,
Ogni qualvolta passavo io, che si vedevano a un chilometro di distanza. Ma sarà stata una combinazione. Una combinazione che si ripete spesso, ogni qualvolta passo io. E stringessero solo corni. Pazienza. Ma se tutte queste cose vengono dette in tribunale, la calunnia che c'hai addosso non te la levano nemmeno col coltello. E sia. Non importa. Vuoi che torni a guadagnare? Vuoi che possa comprare le medicine per te? Vuoi che le tue figlie si sposino? Ma certamente. E allora lasciami fare. Capito? Oh, basta. Che processo è? È quello intentato da Rosario Chiarchiaro. Per amor di Dio! Tocca, tocca ferro! Ma come? Credi anche tu a queste sciocchezze? Ma perché? Non ci credi? Ma andiamo, via, faccia il piacere. Cosa c'è? Avanti! Eccolo, signor cavaliere, che devo fare? Introducetelo! Avanti, avanti, introducetevi. E non ci credi ancora? Palando, al telefono. Al telefono? Madonna santa, che succede? Che succede? Pronto? Cosa c'è? Un telegramma? Aprilo. No, no, no. Non aprire. Sì, anzi, aprilo. Una gomma? All'ospedale? Vengo subito. Vengo subito. Mio cognato, un incidente. Ma che diavolo vuole questo chiacchiero da noi? La patente, signor giudice. Voglio perdere la causa. Sono andato io stesso dall'avvocato avversario a dare i documenti irrefutabili di tutti i fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente la mia fama di etatore. E inoltre, signor giudice, ho dato i nomi di tutti coloro che possono testimoniare. Eh sì, infatti li ho interrogati. Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che oramai è l'unico capitale che mi è rimasto. Oh, un bel capitale, povero Chiarchiaro. E che se ne fa? Che me ne faccio? Sì. Lei, signor giudice, per esercitare codesta professione, anche se la esercita così male, ha dovuto pigliarsi una laurea. Sì, certo, la laurea. E dunque? Voglio la mia patente. La patente di iettatore, contanto di bullo, legale. Iettatore patentato dal Regio Tribunale. Ma cosa se ne fa? Che me ne faccio? Lo metterò sui miei biglietti da visita. Le pare poco a lei. La patente sarà la mia professione. Ma che ci guadagna? Cosa ci guadagna? Glielo dico io, signor giudice. Nel nostro paese ci sono tante case da gioco, tante fabbriche, tante botteghe. Andrò a collocarmi prima di fronte all'uno, poi di fronte all'altro. Lì, per esempio, c'è un gioielliere. Cosa faccio io? Mi ci vado a collocare proprio davanti. Così. Squadro la gente che esce così. Signor giudice, chi vuole che entra più in quel negozio a comprare una gioia oppure a guardare quella vetrina? Nessuno. Che cosa succede? Che esce il proprietario. Mi metterà in mano 2, 3, 4, 5 lire pregandomi di spostarmi e di andarmi a collocare davanti al negozio del suo rivale. È chiaro? Chiaro, voi siete pazzo. Ho ascoltato troppe corbellerie e adesso non ne posso più. Vi prego, uscite, andate via. Ah sì? Sì. Lei la prende in questo tono? Certamente. Questo processo si chiuderà in istruttoria perché ritengo che non ci sia luogo a procedere. O se si farà voi lo perderete. Anzi, che dico, lo vincerete. Accidenti, mi avete imbrogliato la testa che non capisco più niente. Una cosa sola vi posso garantire, che il figlio del sindaco e l'assessore saranno condannati per diffamazione. Così la patente l'avranno loro. Di calunniatori però, non voi. E le prove, e i testimoni? Ma quali testimoni? Sono venuti qui e hanno fatto tutte le più ampie dichiarazioni in vostro favore. Ah sì? Signor giudice, mi dica, in che senso? Nel senso che vi ritengono, e vi hanno sempre ritenuto, un uomo gioviale, di ottimo umore, un buon tempone, addirittura un portafortuna. Ah sì, eh? Sì. E intanto si toccavano, non è vero, signor giudice?
Stringevano corni e chiavi. E chissà quante volte lo avrà fatto anche lei. Comunque, se non lo ha fatto ancora, lo faccia. Se non vuole che le caschi il lampadario sulla testa. Sentite, adesso mi avete stancato. Uscite, vi prego. Uscirò. Ma io devo avere giustizia. Devo avere la patente. La patente che darà il pane a me e ai miei figli. È chiaro? Pane e giustizia. Che è successo? Il lampadario. Infame. Ma che sei, pazzino? Vieni dentro, devo parlare. Vieni. Aspettate un momento. Vieni qua. Vieni qua. È la seconda volta che mi hai assassinato. Io? Quando? Dove? Perché? Quando? Dove? Perché sei andato dal giudice a dirgli di... Tutte cose in tuo favore, gli ho detto. Ah, che sì? Sei un tipo gioviale, che non hai nessuna cattiva fama, un porta fortuna. Un porta fortuna? E allora perché non hai licenziato? Me lo domandi pure, ma io lavoro con i fuochi artificiali, Rosario mio. È una cosa pericolosissima. E poi tu c'è la mano pesante. C'ho la mano pesante, eh? Lo riconosci che c'ho la mano pesante? Come? No? Ma perché non gli hai detto al giudice che io c'ho la mano pesante? Eh? Perché non gli hai detto al giudice che durante la festa di San Gennaro, in omaggio alla mia presenza, i fuochi scoppiarono nel velo della Madonna? Che si incendiò. Che si incendiò? E perché non gli hai detto che l'anno dopo i fuochi scoppiarono alla bottega del farmacista e morì il medico di guardia? E quella fu la cosa tua peggiore. E non mi hai cacciato via, figlio d'un cane. E non hai raccontato a tutto il paese che io sono un oiettatore. Ma non è vero. È vero. Sono un oiettatore. No. E tu lo devi testimoniare davanti al giudice. Vuoi che dica davanti al giudice che tu sei un oiettatore? Sì. No, Sariuccio, no. Dico tutto quello che vuoi. Anatema a te. No, abbassa quella mano. Anatema ti colga. Anatema. Professore dei miei stivali, hai piantato mia figlia, eh? Lasciatemi stare, don Rosario. Mi porta ancora il lutto per mio padre e per mia madre. E beh, cosa c'entrava mia figlia? E cosa c'entravano mio padre e mia madre? No. Ma guarda come si è combinato. Sta diventando pericoloso. Ma com'è possibile? Hai lasso sempre tu. Guarda chi c'è, guarda. Ah, non gioco più. E non giocare più. Allora siamo d'accordo, eh? Direi tutto al giudice. Va bene, don Rosario. Capito? Farò quello che volete. Per i vostri morti! Io non ho morti, ma se lui ci si mette le avrò presto. Voi, assessore Fassio, e tu, dottor Agnello, figliuolo del sindaco, non avete il coraggio delle vostre azioni! Calmatevi, don Rosario, siamo tutti vostri amici! No, siete dei vigliacchi, perché fate gli scongiuri quando mi vedete passare. Ah, mai! Mai? E adesso cosa state facendo? Cosa stringete in quella mano? Vediamo! Vediamo! No, lasci, un corno. E voi, in quella mano cosa c'avete? Aprite, una chiave. Ecco. Ma Rosa, io non tengo niente, voi lo vedete, eh? Sì, però vi appoggiate al tavolino di ferro. A voi non dico nulla. Porco. Del resto io non me la prendo con voi, per quello che fate. Ognuno ha il diritto di pensare alla propria salute. Però quando il giudice vi interroga, dovete dire la verità. Dove dire che quando passo io stringete corni, chiavi, vi appoggiate ai tavoli di ferro, mettete le mani in tasca, eccetera, eccetera, eccetera. Dovete dire tutto quello che sapete, tutto quello che io faccio con la mia potenza. Morte e miracoli. E se non lo fate... Attenzione, eh! Oh, che fa? Lo sapete. Ascoltate le numerose testimonianze, vagliati i documenti e considerati avvenimenti
lontani e recenti. Il tribunale assolve l'assessore Fazio e il dottor Agnello dall'accusa di diffamazione, perché hanno raggiunto la prova del fatto. Scrivo. Gioielleria, lire 100. Spostamento alla gioielleria rivale, lire 150. Ma cos'è? È la rovina, papà. È la rovina completa. Ma che rovina! È la nuova vita! Guadagneremo soldi a palate! E quando tu avrai una dote, dimenticheranno la mia fama e verranno da me con la lingua per terra a chiedermi la tua mano! Ed io allora mi toglierò questi occhiali affumicati, mi leverò questa giacca nera a lutto, mi vesterò tutto di bianco con un fiore rosso qui all'occhiello, perché anch'io credo alla gettatura, ma quelle degli altri, di coloro che mi hanno rovinato, capisci? Scrivi! Caffè gelateria, lire 30. Anzi no, 35. Hai scritto? Ho scritto. Dunque, casa con ammalato SC, cioè vale a dire secondo le condizioni economiche familiari. Oratore in piazza, lire 100. Sede del governo, 200. Corsa automobilistica, rettilineo, lire 300. Appostamento in curva, 500. Ed ora a noi due! Ma la lotta col paese non ci sarà, perché anche per Rosario Chiarchiaro la vita tornerà a sorridere, con e senza patenti. Lo stanno finendo di stirare, è questione di un momento. Beh, allora potevi aspettare, così me la portavi giù. Il colonnello mi ha detto, vada, vada, e dica al professore che scendo giù io stesso a portarla personalmente. Che persona gentile, eh? Veramente gentile. Però se quell'asino di tuo figlio non fosse mio allievo, credi tu che me l'avrebbe prestato? È la questione che se quello poi comincia a chiacchierare non la finisce più, ed io non vorrei far tardi. Della cravatta ti sei ricordata? Oh, sì, sì, sì. È permesso? Buongiorno, professore. Mi perdoni se l'ho fatta aspettare, ma stavo in fondo ad un cassone con la naftalina. Abbiamo votato 3 bauli per trovarla. Sa, mia moglie ripone tutto. Era un po' sgualcito e perciò io mi sono detto, qui ci vuole una stiratina. Che ti dicevo? È veramente gentile. E lei mi deve perdonare se mi sono permesso di disturbarla per una cosa simile. Va bene, siccome sposa una mia ex allieva, un'orfana, e mi ha chiesto di farle da testimonio, non potevo rifiutarmi. Sa, mi considera come un padre. Ah, capisco, sì. Nella cravatta... Sì, 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 c'è anche questo. Non le dico quello che c'è voluto per trovare. Io non l'ho trovata, questa benedetta cravatta. Cosa vuole? Io sono anni che non mi metto più il vestito da cerimonie. Ho sempre portato la mia divisa da colonnello. Poi da quando sono in pensione, chi ha avuto più l'occasione e la possibilità? L'ultima volta che l'ho indossata è stato 5 anni fa, per l'inaugurazione del ponte Vittorio Emanuele. Mi ricordo. Giornata memorabile. Pioveva. Beh, ma lei aveva l'ombrello. No, e si figuri che si è bagnata, inzuppata, però non si è ritirata. Una marcina gloriosa, insomma, voglio dire una stoffa che dura. Altro che si figuri che l'ho comprata 25 anni fa, eppure è intatta. Con la naftalina. E il taglio? No, si è conservato con la naftalina. No, voglio dire il taglio, dico, oggi fa lo stesso taglio di 25 anni fa? Sì, sì, il taglio non cambia, è la stoffa che conta, non c'è un tarlo. Professore, la naftalina fa dei miracoli. Oh, beh, certo, se avessero dato la naftalina al Colosseo, penso che si sarebbero mantenuti intatti anche i leoni. Professore, lei sarà molto elegante e farà una bellissima figura, sarà il testimone più elegante. Sì, volevo domandarle a questo proposito, colonnello, ma lei pensa che la marcina sia indicata per uno sposalizio? Perché, vede, io non me ne intendo, ho fatto sempre una vita da orso qui tra i miei libri e volevo mettere il mio doppio grigio. Doppio grigio? Sì, ho un vestito grigio a doppio petto, ma è un po' malandato. È molto tempo che lo porto. Ma lasci andare il doppio grigio e metta la marsina. Sì. Però non vorrei che mi stesse stretta, perché lei è un po'... No, non credo. Sì, lei è un tantino più robusto di me, ma questo è un taglio che veste molto bene. E poi del resto si fa presto. La proviamo? Prego, la proviamo subito. Eccola.
Prima i pantaloni. Beh, non vorrei fare una fatica inutile, sa? Se poi mi stanno stretti, infilare, sfilare. Preferisco prima misurare la marsina. Sì, come vuole, sì, professore. Davanti allo specchio. Scusami, Adele, lasciami passare. Si vuol togliere la vestaglia. Non è il caso, tanto è di seta e non fa nessun volume. Beh, Adele, potevi anche chiudere la tenda, no? Lo faccio subito. Beh, lascia stare, va. Tanto il colonnello già ha veduto la mia camera da lei. Oh, ma io non ci faccio caso, ma si figuri che il mio Pietruccio, il mio figlio, il suo scolaro, che gli vuol tanto bene, dorme in camera da pranzo. Ma si vuol togliere la vestaglia, professore, per il colpo d'occhio. Beh, vede, come colpo d'occhio non potrei sembrare un figurino di Parigi perché sotto sono in mutande e camicia. Se non è che questo, non si vergognerà mica di me, professore, sono un uomo. Sì, lo so, è un uomo, appunto, non è un ragazzino. E se anche fosse un ragazzino? Ai, colonnello, vede, guardi dove mi arrivo. Ma la nostra impressione deve essere larga così, sotto c'è il gilet. Sì. Sì. È la questione che non mi posso muovere. Ma perché è stirata di fresco, ma è lana pura, e la lana è molto elastica. Si muova. Ma me la sento proprio stretta, che faccio la ginnastica svedese? Ma faccio un movimento qualunque. Ecco, vedi che si sente già più sciolto? Sì, come un salame. Mi sento rosso. Saluti una persona. Sì, una persona immaginaria, si toglie il capello così come faccio io. Buongiorno, signore. Sì. Vede, un saluto da paralitico, proprio non posso alzare il braccio. Beh, un brindisi. Prendo un bicchiere. Dammi un bicchiere. Ma no, prendo un bicchiere immaginario così come faccio io. Sì. Brindo agli sposi. Ma vede lei dove arriva col braccio? Sì. Io non lo posso alzare. Ma alzi il braccio. Guardi che se alzo il braccio si rompe la marsina. No, per carità, allora basta un brindisino. Anzi, professore, se la tolga e dia retta a me, ci provi i pantaloni, sono quelli che contano. Lo so, ma vede, adesso ricominciamo con l'affare delle mutande. Come ho capito. Rimedio subito. Sì. Io non guardo. Ecco. E adesso faccia pure. Grazie, colonnello. Intendiamoci, è una specie di pudore, non è che io mi vergogni di farmi vedere in mutande. E lo credo se l'hai cambiate stamattina. Ma che c'entra? Adele, senti, non mi devi guardare neanche tu. Professore, se vuoi io me ne vado. No, non c'è bisogno che tu te ne vada. Voltati, come ha fatto il colonnello. Sì, sì. Ma ditemi voi se oggi ci debba essere ancora la sciocca consuetudine di mettersi in parata per fare da testimonia di una sposa. Vedi? Cosa mi fai fare? Ed io che mi sento così comodo nel mio doppio grigio. Ultimamente al matrimonio della figlia del mio generale e mi sono presentato in blé. È una maledizione con questo corpaccio di ippopotamo, di bestia antidiluviana. Potete venire. Subito. Vede, colonnello, non c'è proprio da fare niente. Sono un po' strettini, eh? Un po'. Ma no, ma cerchi di abbottonare anche questo. Ma che vuole abbottonare? Ma sì, provi, ma sono di lana, è molto elastica la lana. Era molto magra, vede? Una volta. Ma no, guardi, 25 anni fa. E uno, due, ecco, adesso. Poi il gancio che è d'acciaio. Non gliela faccio, ma sì, tiri fuori tutto il fiato. Dove lo metto? La pancia indietro, così. Ma no, non indietro, la metto sul comodo. Ma no, ecco, così. Sì, vabbè. Fatto? Ecco, hai visto? Adesso rimango così. Ma no, professore, ma lei respiri, tiri fuori la pancia, quello che vuole. Che si rompono. Ma no, è d'acciaio. Ha visto? Ha visto? Vabbè, ma ho paura che dietro non so. Come? Penso qualche cosa. Ma crepio. Mi scusi, colonnello, non l'ho fatto apposta. È soltanto una scucitura, fortunatamente. Si è ricucito utilizzando lo stoffo degli ori. Io non vorrei far tardi, ci vuole molto. Ma no, 4 punti ben messi. Non potresti metterli così addosso, no? Professore, non è possibile, come faccio? Allora, devo ritoglierli. Sì, per forza, professore, se li tolga. Sì, lo so, beh, vabbè. Sì. Allora, scusate. Sì, ho capito. Ecco. È possibile che un uomo debba mettersi addosso questa porcheria? Ma perché? Sono sporchi? No, dico, questa cosa è ridicola, questa buffonata. Sembra un vestito da beccamorto. No, non vi voltate! Prego! Madonna mia, benedetta! Venite avanti. Professore! Mi scusi, colonnello. Ma cosa dice? Oh, e che? Una sua parente? È la sposa. Molto carina. Sì, vabbè, ma lasci stare la sposa carina, guarda. No, dico, peccato che si è rotto tutto. Vabbè, il che vuol fare? Ma io chissà che cosa mi sono rotto. E sono dolente. Ci immagini io. Venga, professore, che l'aiuto. Grazie. Tu. No, guardi, preferisco che mi sfidi i pantaloni. Ah, sì. No, sarebbe meglio prima togliere la scarpa. No. Come sono entrati di problemi. Già, anche questo. Ecco, guardi, che te lo vedi. Ecco. Qua, grazie, professore, su, ecco, grazie, colonnello.
Si è fatto male? Sì. Il solito attacco? Beh, una specie delle. Sì. Dove si è fatto male? Qui? Beh, un po' più là. Allora bisogna cucire subito i pantaloni, eh? E questo lo dia a me, questo. Prego, si metta a sedere, professore. Sì. Si metta a sedere. Mi sono fatto un po' male. Ma che peccato questa fotografia. Al caro professor Fabio Gori con sincero affetto, Angela Reis. Povera figliola. Perché? Beh, una ragazza che ha sofferto molto. Pensi, per provvedere al mantenimento suo e della madre ha lavorato un po' da sarta, un po' ha dato lezioni particolari e privandosi di ogni cosa è riuscita a conseguire il diploma di professoressa. Ho inteso una tale ammirazione per tanta costanza, per tanta forza d'animo che pregando e brigando sono riuscito a procacciarne un posto a Roma, nelle scuole complementari. Ma si sieda, colonnello. No, grazie. E poi? E poi è venuto fuori lo sposo, un certo signor Beh, adesso non ricordo, comunque non ha importanza. Questo signore cercava un'istitutrice ed io gli avevo indicato la Reisi. Me lo so visto presentare dopo alcuni giorni, afflitto, imbarazzato, perché la ragazza non aveva voluto accettare il posto di istitutrice in considerazione della sua età, del suo stato, della mamma che non voleva lasciar sola e soprattutto del facile malignare della gente. Ma queste cose gliele avrà dette con una tale voce, con una tale espressione che... È una graziosa figliola. Si può dire anche bella. Una bellezza alla quale il dolore ha dato una certa grazia, una certa nobiltà. Oh, certo il signor Grimi, ho paura proprio che si chiami Grimi. Non ce l'aspettavo un rifiuto. E quantunque senza speranza è tornato ad insistere 3-4 volte. E poi ha finito per innamorarsene. Cose che capitano. Capisco. Si figuri che io il primo giorno che ho incontrato mia moglie... Allora mi ha pregato, anzi mi ha scongiurato di interpormi. Dice, dica alla signorina Reis che se non vuole essere l'istitutrice, se vuole può essere la madre della mia bambina. E la ragazza è stata felicissima ad accettare. E così questa mattina si celebra il matrimonio a dispetto dei parenti del signor a dispetto dei parenti dello sposo che si erano opposti sempre accanitamente. È una storia interessante. Si vedrà, ora le staranno comodi. Beh, grazie, molto bene. Ecco, professore, adesso può metterle tranquillamente. Bene. Ecco. Voi volete guardarmi? No. Ah. Ecco fatto. Ma poi io non capisco perché devono fare così questi pantaloni stretti di gamba. Professore, vuole che l'aiuti? No, grazie, faccio da solo. E se ricade? Beh, rimado per terra. Il professore, anche nei momenti più difficili, non perde mai il suo buon umore. Lo dice anche mio figlio Pietruccio. A proposito, professore, come va? Bene, grazie. No, dico mio figlio, come va? Bene, bene, bene. Se non si rompono in qualche altro punto, credo che andiamo proprio bene. Ah. Possiamo? Sì, sì. Oh, ecco, professore, adesso vanno molto bene. Sì, mi pare. Ecco la cravatta. Grazie. E adesso il cile, eh? Grazie a sé. E le bretelle non le metti? Beh, non c'è nessuna necessità. Tanto non è che i pantaloni possono cadere. Insomma, possono scoppiare. Speriamo di no. Le dispiacerebbe molto, colonnello, eh? Beh, capisco, in 25 anni uno si affeziona alle proprie cose. Non tanto io quanto mia moglie, sa, perché vorrebbe farsi un tailleur. Ah, sì. Mica male come idea. E poi magari quando lo smette... Ci fa un paio di pantaloni al suo figlio. Ah, Pietruccio, sì, a proposito, certo, professore. Un po', a me non è riuscito mai a fare il fiocco a Papillon, neanche quando ero giovanotto. L'ho fatto tante volte, se permette glielo faccio sì, io, professore. Dico, grazie. Ecco, professore, scusa. No, tanto, no, non è così, aspetta. Bisogna metterlo, sì, dall'altra parte. Ecco, così, facilissimo. No, andava bene come l'ha fatto. Sì, 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 avevi indovinato lei, professore, scusi. Ecco, fatto. Poi, si fa la... Forse sarebbe meglio giù a pensare. No, ma è strano, non mi riesce più, ma... Adesso capisco, perché l'ho sempre fatto a me stesso. Facendolo a un'altra persona la posizione è contraria. Se permette, professore, glielo faccio come se lo facesse a me stesso. Scusi, colonnello, sarà che a me mi è scoppiato un tale mal di testa, ma non la capisco proprio. Ma non è semplicissimo, qui davanti allo specchio. Scusi, professore. Ecco, permette,
Stringo troppo? Oh, aspetta, no, il pezzettino di pelle. Sì, viene piccolo il nodo. No, di qua non ci vedo. Vabbè, ci metta di qua. La testa. No, dall'altra parte la testa. Ecco. Così. Non stringa molto, eh? Già, verrà un po' stretto il collo. Mettete il collo vicino. Meglio il nodo stretto. Come se fosse il mio. Io strozzato. Già, perché che numero porto di collo, professore? Lasci stare, permette, scusi. Ecco fatto. Adesso si mette la marsina. Grazie. Su. Ecco fatto, vediamo un po'. Sì. Mi pare che stia benissimo, vero? Beh, magari poi metto una sciarpa per coprirmi lo sparazzo. Ma no, metto un soprabito chiuso, non si vede niente. L'orologio? Vuole anche un orologio? No, dico il mio orologio. Sta sulla sua colonnina. Ah, già, che testa. Poi quando mi fa male non funziona più. Capisco. Orologio, portapolci, fazzoletto, mi pare come se dimenticassi qualcosa. La partecipazione di nozze. Scusi, professore. Dica. A proposito, colonnello, dove resta Piazza Sant'Onofrio? È proprio a Sant'Onofrio. Ah, già, Sant'Onofrio. È necessario. Vede, questo me l'ha regalato il padre del mio alunno, che poi non ho promosso perché è un testone. Così porto questo agli sposi, invece dei fiori. Scusi, professore. Professore, si trattiene molto? Per carità, appena finito in chiesa torno a casa a levarmi questa camicia di forza. Scusi, professore, io stavo domandando. E per mangiare, devo preparare qualche cosa? No, mangerò qualche pasticcino, però speriamo che ci sia un rinfresco. Colonnello, la ringrazio tanto di essere stato così gentile. Fra 2 ore le porto la mattina sana e salva. Professore, grazie. No, scusi, lei forse prima non mi ha capito. Ma le stavo domandando, a scuola come va? A piedi, sempre a piedi, c'è un po' di moto. No, lei, mio figlio, a scuola come si comporta? Beh, guardi, le dirò, qualche mattina viene con un po' di ritardo a scuola. Ma a parte il ritardo, si dico, riesce? Sì, è il primo a riuscire. Appena suona la campanella, lui già sta per strada. Buongiorno, professore. Buongiorno. Adele? 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 Che c'è, professore? Hai visto? M'hai fatto uscire senza cappello. Prendimelo, quello nero, su, fai presto. Devo tirarlo così? Come lo vuoi tirare? Sarebbe meglio calarlo col canestrello. Ma dai, su, non mi fa perdere tempo. Ma se va in terra si sporca. Ma se lo tiri bene lo prendo. Attenzione. Scusi. Sono io che domando cosa c'è. Mi riposo. Vi sentite male? No. E non vi alzate? Sì, datemi una mano. Grazie, Sani. Prego. Devo buttare giù la spazzola? Che vuoi buttare giù la spazzola? Oddio, un altro attacco. Un altro strappo. Guarda un po'. Tutta la manica spuccita. Quanto era meglio che andavo col mio doppio grigio. Viene su lei o vengo giù io con l'ago? Ormai non ho più tempo, Adele. Andrò così per castigo. Vuol dire che non stringerò la mano a nessuno. Capirai, guarda che ora. Che c'è? Professore, che fa? Mi butta via la naftalina. E vuole che vada in giro con questo puccio? Mia moglie dice che è un profumo. Guardate lei, vuol dire che se trovo altre palline non le butto. Dia tranquillo, colonnello. Incomincia a sentirsi più a suo agio, vero? Arrivederci. Ha visto? Io sì, è lei che non ha visto. Guardi un po'. Povera la mia Marsina. Pazienza. Buongiorno. Ha
visto che guaio? Fortuna che ha le mutande pesanti, quelle di lana. Vettorino. Dovreste portarmi in piazza Sant'Onofrio. Benissimo. Prego, prego. Quanto ci impiegate? Come? Che lei quanto ci impieghi cosa? No, dico quanto ci mettete. Ah, che siete, una sciocchezza. Perché ecco. Vado di fretta, vado molto di fretta. Volamo. Prego. No, no, grazie, faccio da solo. Che vi sentite male? No. Ma allora scusate, tutta sta Brescia mi pare che non ce l'avete. No, no, andate, andate. Voi mi dovete da scusare, ma vi ho visto montare così strampalato. Ah, i reumatismi. C'è la pure la cavalla mia. Avete provato a bere l'acqua delle cipolle? No, la cavalla? Non gli piace. Date retta a me, piate 4-5 cipolle, le tagliate bene a fettine, poi le mettete in una tazza grossa con un po' d'acqua e mettete tutto fuori dalla finestra. La mattina, quando che varsate, ve mannate in corpo quel bibitone. Fate sta funzione per 4-5 giorni e ritornate come un ragazzino. Altro che cipolle, ci vorrebbe un'altra cosa. Che cosa? Un doppio grigio. Ma che è la cura nuova? Una specie. Ma lasciate perdere sto coso, sta a fare grigio e fate la cura delle cipolle se volete camminare bene. Tagliate 4-5 cipolle, le tagliate belle a fettine, poi le mettete in una bella tazza grossa, ammollarle e depolarle. La mattina quando alzate, le mandate il corpo per bibitone. È stato. Era già bella, pronta e vestita. Dice, adesso chiamo mamma. Mamma! La vecchia ha appena aperto la porta e ha visto la figlia tutta vestita di bianco da sposa, col velo in testa, bella, che pareva un sogno. Povera vecchia. È rimasta così. E forse ci soffriva le cose. Ah, sì? Ha cercato di parlare 2 o 3 volte, come per dire, chissà, gioia le mamma, quanto sei bella. E invece ha stralunato l'occhi così e è cascata giù come uno straccio. Ah, pensa, il giorno più bello della vita sua è la felicità che l'ha ammazzata. Sì. Per certe emozioni ci vuole un fisico forte. Io parlo come madre, ma il giorno che si sposasse Ofelia penso che mi piglierebbe un colpo. Mamma, cosa dici? Oh, stia tranquilla, lei non corre nessun pericolo. Perché? Beh, lei si vede che è sana, che non soffre di cuore. È morta subito? No, per fortuna che ci si è trovata mia moglie che stava lì per vestirla. L'ha tirata su e l'ha portata sul letto e poi ha chiamato pure a me. I parenti, questo rimanga tra noi, mi posso pure sbagliare, ma sono rimasti indifferenti. Come se non gliene importasse niente. Si è visto subito che non c'era più niente da fare quando il cuore è toccato. La figlia, poveretta, vedere la madre in quello stato. E non hanno chiamato nessuno? Sì, hanno mandato a chiamare un professore, un celebre cardiocoso, cardiocologo, una cosa così. Ma questo ancora deve venire. Ah. Questo deve essere il professore. Arriva buon'ora, quella è morta. Quant'è? Che fate voi? Ecco 2 soldi. Oh, grazie tanto, vi ricordate per l'acqua delle cipolle? Lei è il professore... Sì, sono in ritardo, vero? Sì, purtroppo. Poveretto. Perché poveretto? Ah già, in fondo ho finito di tribolare. Ah, questo sì, grazie a Dio. E pensare che doveva succedere proprio oggi. Ma perché? C'è un giorno stabilito per queste cose? Oh, questo no. E allora, se volete saperlo, il giorno l'ho stabilito io. Sì, perché domani non avrei potuto. E poi domani è martedì, signora. Non è che io ci creda, ma si dice che il martedì porti male.
né di Venere né di Marte, non si sposa e non si parte. Scusate, permesso, ma il portone potevate tenerlo aperto. Scusi, signora, che fiori sono? Sono tutti soldi sprecati. Carlo, chi è quello? Buongiorno a tutti, signori. Chiedo scusa, ma sapete com'è? Il signor Grimi? Migri, prego. Ah, Migri, appunto dicevo, Migri, Grimi, Grimi. È un'ora che ci sto pensando e non riuscivo a ricordarlo. Non perché il nome sia difficile ricordarsi, ma non ho memoria io. Sono il professor Fabio Gori. Dicevo, vogliate perdonarmi il ritardo, ma sapete com'è? Una cosa che non si trova, un contrattempo. Insomma, quando il diavolo ci mette la coda... Questa volta il diavolo ce l'ha messa tutta la coda. Beh, tutta, diciamo un pezzetto. Del resto dovevo arrivare alle 9. Che ore sono adesso? No, lasci stare. Eh? Non si preoccupi per l'ora. È evidente che lei non sa che cosa è accaduto. No, cosa è accaduto? La madre della signorina Reis. Ebbene? È morta. Un attacco di paralisi cardiaca. E quando? Questa mattina. Dunque lei sarebbe quello... Sì, dico, l'autore, se vogliamo, indiretto del matrimonio. Mio fratello mi ha raccontato. Ma lei sarebbe... Il Carlo Migri, a servirla. Piacere. Se permette, vorrei presentarle mia madre. Onoratissimo. Mamma, il professor... Fabio Gori. Gori. Sai, quello che aveva combinato il matrimonio di Andrea. Beh, combinato non è la parola esatta. In verità io ho, diciamo così, indirettamente contribuito. Io semplicemente... Voleva dare una istitutrice alla mia nipotina. Benissimo. Questo infatti sarebbe stato giusto. Già. Conoscendo i meriti e la modestia della signorina Reis. Oh, una brava figliuola. Nessuno lo mette in dubbio. E noi, creda, siamo oggi addoloratissimi. È una sciagura, così di colpo. Come se non ci fosse veramente la volontà di Dio. Una fatalità crudele. E il signor Andrea, lo sposo? Non so, era qui poco fa, forse sarà andato a prepararsi. Le nozze dunque si faranno lo stesso. Oh no, che dice mai? Santo Dio, con la morte in casa. Dicevo, sarà andata a prepararsi per partire. E doveva partire oggi stesso con la sposa per Torino. Abbiamo le nostre cartiere lassù a Valsangone, dove lui è tanto necessario. E partirà così? Per forza, insomma, se non oggi, domani. Siamo noi che l'abbiamo persuaso, anzi spinto, poverino. E qui capirà, non è più prudente né conveniente che rimanga. Per la ragazza, sola ormai, le male lingue. Già, e poi gli affari. Vede, era un matrimonio... Un po' precipitato. Direi improvvisato, ecco. E ora questa grave sciagura che sopravviene fatalmente come... Sì, come per dar tempo. Un differimento si impone, anche per il lutto. E così ci sarà modo di poter riflettere da una parte, dall'altra, mi pare. Beh, sì. Inutile parlarne. E la signorina Reis dov'è? Potrei vederla. È di là, nella camera della povera signora. Grazie. Scusatemi.
Permette, io sono l'altro testimonio della sposa. Piacere. Questa è mia moglie. Piacere, signora. Ma voi vi siete trovati presenti? Purtroppo. E com'è stato? La signorina Angela non voleva che la madre assistesse mentre si vestiva. Desiderava farle una sorpresa. Povera signora, il suo cuore non ha retto a tanta gioia. Sì, cara, sì. Ma alzati. Su. Su, alzati, fammi il piacere. Perché? Perché, figliola mia. Ma prima alzati. Alzati subito da te, che io non mi posso abbassare. Angela, ascoltami, Angela. Non devi piangere. Abbi pazienza, figliola mia, ma tirati su. Dammi retta, su. Tu non devi piangere. Ascoltami. Ma come posso non piangere? Perché non è ora di piangere questa per te. Tu sei rimasta sola ormai, capisci? E devi aiutarti da te. Ora, sì, ora. Devi prendere tutto il tuo coraggio a due mani, stringere i denti, magari, ma fare quello che ti dico io. Che cosa, professore? Prima di tutto asciugarti gli occhi, su. Ecco, brava, così. Ora devi andare di là, mettere il tuo velo da sposa e venire con me. Dove? In chiesa, figliola, in chiesa. Professore, che dici? Dico in chiesa, capisci? Perché questo matrimonio si deve fare. Si deve fare questa mattina stessa o tu sei rovinata. Vedi come mi sono conciata per te in Marzina, guardami. Questa Marzina maledetta. E uno dei testimoni sarò io, come volevi tu. Ma adesso lascia di qua la tua povera mamma. Non pensare a lei per un momento. Non ti paia un sacrilegio. È lei stessa, la tua mamma che lo vuole. Vai a metterti il velo. Io intanto vado di là a disporre tutto per la cerimonia, ora stesso. No, professore, no. Come potrei? Angela, ascolta. È impossibile, professore. Per me è finita, lo so. Lui se ne andrà, non tornerà più, mi abbandonerà. Ma io non posso. Non posso. Senti, Angela, ascolta. Questa maledetta manica mi si è scucita del tutto. Ma non importa, farò da testimonio magari con una manica sola, ma questo matrimonio oggi si deve fare. Alzati, ascolta, sentimi. Lo comprendi tu, lo comprendi ora che se ti lasci scappare questo momento tu sei perduta. Come resti senza più il posto, senza più nessuno? Vuoi dare colpa a tua madre della tua rovina? Non ha sospirato tanto, povera donna, per questo tuo matrimonio e vuoi che ora per causa sua vada a monte? Cosa fai tu di male? Coraggio, Angela, ci sono qua io. Lascia a me la responsabilità di quello che fai. Vai a prepararti adesso, cara, e senza perdere tempo. Lei chi è? Sono la portiera. Mi sono trovata presente alla disgrazia perché la signorina l'ho vestita io, dopo da avergli messo il velo. Beh, adesso mi fa la cortesia di rimetterglielo. Dov'è la tua camera? Ecco, non devi avere nessun timore, nessuno scrupolo, capisci? Angela, venga, venga. Deve aggiustarla bene, deve essere la più bella sposa che si sia mai vista. Sì, signore. Andiamo, signorina, ecco. Andiamo. Fai presto, tornata la sposa? Si sente male la signorina? La signorina si sente benone. Anzi, ho il piacere di annunziare a lor signori che ho avuto la fortuna di persuaderla a soffocare in sé il dolore. Siamo qua tutti, vero? Chi sono gli altri testimoni? Ho chiesto per cortesia chi sono gli altri testimoni. Io gliel'ho detto, sono l'altro della sposa. Ah, c'è, bravo, piacere.
ma io intendo gli altri, quelli dello sposo. Io sono uno. Ed io ero l'altro. Bene, allora siamo a posto. Basterà che uno di loro... Scusi. Mi lasci dire, per cortesia. Dicevo, basterà che uno di loro, lei per esempio, che è stato così svelto a dichiararsi, sarà tanto gentile e mi farà tanto il piacere di correre subito in chiesa ad avvertire il prete. Ma cosa che... dice? La prego, mi faccia finire. Dunque, perché questo matrimonio non si dovrebbe fare? Per il lutto della sposa? Non è vero? Ma ora se la sposa stessa... Non permetterò mai che mio figlio... Faccia il suo dovere di una buona azione, è questo che non permetterebbe mai? Ma perché si mischia lei? Mi mischio perché so che lei è un gentiluomo, caro signor Grimi. Migri, prego. Migri o Grimi non ha nessuna importanza, ma credo comunque che a dire gentiluomo io non mi sia sbagliato, vero? Comprenderà che non è lecito né onesto sottrarsi alle estreme esigenze di una situazione come questa. Bisogna essere più forti della sciagura che colpisce questa povera figliola e salvarla. Perciò questo matrimonio si farà. E si farà nonostante la sciagura e nonostante questa manica che m'ha tormentato finora. Lei scherza. No, signore, mi si era scusita. No, dico, lei sta scherzando, perché queste sono violenze. Quelle che consiglia il caso. O l'interesse. Dico, signor Grimi. Migri, si chiama Migri. Stia zitto, lei. Dico, come si permette? Ma insomma, non è possibile in queste condizioni. Andrea! Permetti, mamma. Mi permetto a lei. Che cosa sta accadendo, professore? Si tratta di questo. Ho indotto di là la signorina Reis a farsi forza, a vincersi, considerando la gravità della situazione in cui lei l'ha messa e la lascerebbe. Piacendo a lei, signor Migri, vede, questa volta non mi sono sbagliato a pronunciare il suo nome, sarà che questo giovanotto mi è simpatico. Dunque dicevo, piacendo a lei, signor Migri, si potrebbe, senza tanta confusione, correre in chiesa e celebrare subito il matrimonio. Dico bene? Benedetto figliolo, guardi me, stia ad ascoltare a me. Se non fosse accaduta la disgrazia, adesso quella povera ragazza già sarebbe sua moglie. E lei avrebbe il cuore di partire e lasciare sola qui la sua fidanzata. La donna che ha detto d'amare, la donna alla quale ha offerto il suo nome, la sua vita. Perché lei lo capisce, adesso senza più la madre rimarrebbe sola. E la madre è morta per la gioia di vedere la sposa. E questa gioia bisogna dargliela, anche se è morta. Se no che è morta fa. Perciò io parlo ad un uomo d'onore. Risponda, dica lei. Andrea. Signora. Ti proibisco di rispondere. Mamma, mi fai fare la figura di un ragazzino. Se mi permetti, vorrei farti osservare che qui si tratta di obbedire a nostra madre. E se non ti dispiace, anche a tuo fratello maggiore. Non te lo permetto. E non mi dispiace. Sì, è inutile che mi guardate. Le parole di quest'uomo mi hanno fatto provare la vergogna di me stesso. E di questo devo ringraziarlo. Professore, se Angela vuole... Ah, ecco. Ecco che cosa. Ecco, dico, la discussione è finita. Ecco. Già, ecco una parola che parte finalmente dal cuore. Che Dio ti benedica, figliola mia. Ed ora lei che ha questa faccia così ridente, che è stato così gentile a dichiararsi prima, mi faccia la cortesia, corra dal prete e dica che fra poco saremo là. No, ma non vada, perché lei è grosso, gli verrebbe l'affanno. Lei che è magro, venga qua, lei è il testimone della sposa, uguale a me. Ma avverta il prete che fra poco saremo là. Ed ora, signori miei, interpretiamo il sentimento di quella povera donna. Tutti i fiori alla morte. Sì, aiutatemi. Ragioniere, e tolga questi fiori subito. Ah, una spina mi si è confiscata. Piano, no, attenzione. Ragioniere, la prego. Ma questa è la... Thank you.
Venga, su tesoro. Non piangere. Su. Angela. Sarebbe stato un peccato. Beh, avrai tempo per piangere. Adesso bisogna andare. Gli altri non sono necessari e poi non si può lasciare sola quella poveretta. Soltanto i testimoni. Lei è uno dei testimoni, vero? Io dovevo essere. Lo è e lo sarà. E io? Io sono la moglie dell'altro. Benissimo. Ora bisogna correre in chiesa, Andrea. Su, prego. Prego, 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 prego. E io? Che cosa? Ma non vengo. Ma dove? In chiesa. E perché? Sono il fratello dello sposo. Questa è una manica benedetta, lo sa lei? Professore. Buongiorno. Grazie. Avete visto che cosa abbiamo dovuto subire da quell'uomo? Però è simpatico. Che vitalità. Che c'è? Non gliela faccio. Scusami, Andrea. Oh, no, ma quello non corre, vede? Quello vola. È giovane e felice. Beato lui. Professore, lei mi deve scusare se prima le sarò sembrato un po' contrario, ma vede, io sono uno degli amministratori della ditta Migri e non potevo, non dovevo contraddire ciò che dicevano i miei padroni. Sono 30 anni che li servo, capisce? Sì, ma adesso glielo posso dire, lei è stato magnifico. Io non avrei mai trovato tanta forza, tanta impetuosità. Permetta che le spiega. Sì, ma vede, non è dipeso da me, ma dal fatto che non avevo il mio solito abito di tutti i giorni. Io in quell'abito sono buono. Non avrei pensato a nessuna reazione, mi sarei commosso come un imbecille. Invece questa marcina stretta che mi è stata prestata mi ha dato un tale senso di irritazione, tale senso di rabbia dal primo momento che l'ho messa. Poi non lo dico, quando mi si è sfuggita la manica, me la sono strappata, ho avuto la forza di ribellarmi. Come vede, tante volte il destino e la felicità di una persona dipendono da una marcina stretta. Signori! Svelti, che è tardi. Sì, sì, corriamo. È una parola, con questa marcina stretta non vorrei ricadere. Si tolga il soprabito. A me mi sembra brutto. Ma no! Beh, fammela solco. Ecco, via me. Grazie. Si è fatto male, mi dia una mano. Ma speriamo che sia l'ultima. Che si sposino presto. Grazie. Lei non è del tutto antipatico. Molto gentile. Gliela faccio? Sì.